Il GT Knot, il nodo GT, è sicuramente il più forte nodo mai ideato. È l'unico che mantiene una tenuta vicinissima, se non pari al 100%. Per farlo bisogna creare immediatamente un nodo 8 sul fluoro o sul monte. Una volta fatto l'8, inseriamo il nostro intrecciato all'interno dei due cerchietti che formano l'8. Prendiamo una generosa porzione di filo, dopodiché stringiamo l'8, lo blocchiamo, lo chiudiamo, comunque facendo in modo che il braid, l'intrecciato, possa scorrere regolarmente. Dopodiché, una variante che ho pensato potesse aiutare il nodo a renderlo più semplice, inseriamo l'indice e creiamo una simulazione del nodo Tony Pegna o dei simili nodi con una serie di avvolgimenti continui, diciamo almeno una decina, per poi risalire 4 o 5 volte e andare quindi a reinserire l'estremità all'interno del loop dopo averlo bagnato. Tutti i nodi vanno chiaramente umidificati. Una volta che abbiamo chiuso gradualmente il loop, vedremo che le fiere si disporranno una di fianco all'altra. È importante non far mai sovrapporre le spire. Il nodo, una volta chiuso, viene semplicemente trimmato, ovvero vengono rimosse le parti in eccedenza, e otterremo un nodo che ha una tenuta pari al 100%. GT Knot, nodo GT.